Prendiamo la zucca e la mettiamo nel forno una mezz'oretta. Rompiamo le uova. Mettiamo lo zucchero. Una volta sfornata, la schiacciamo con la forchetta, aggiungiamo la purea di zucca, la farina un po' alla volta, una bustina di vanillina e mezza bustina di lievito vanigliato, setacciato. Prendiamo una tortiera imburrata e infarinata e versiamo il nostro mappazzone. Così, e inforniamo 180 gradi per un 35-40 minuti. Che profumo di zucca! Una volta raffreddata, facciamo sciogliere del cioccolato fondente con una noccina di burro senza lattosio e lo mettiamo sopra. E poi con uno stuzzicadente fare un po' tipo delle fiamme, visto che magari con la zucca potete farla per Halloween. Un po' tipo così. Poi dopo, se voi siete più bravi con le decorazioni, delle cose tipo così. No, ragazzi, ma guardate che carina. La decorazione fatela come volete voi, eh? No. Allora, se la volete più alta, dovete fare una tortiera più piccola, tipo 18 centimetri. La mia era da 26, ma a me piace bella bassa così, troppo alta non ti sta neanche in bocca. Guardate dentro la zucca. Sentiamo. Buonissima. Si sente la zucca e sopra col cioccolato così. Comunque, chi vuol fare le mie ricette mi manda la foto su Instagram e io le metto nella story. Ragazzi, fatela perché veramente è una cannonata, senza burro, senza olio, eh.